Marta, in questo momento presso il Palazzo Comunale in Piazza della Resistenza vi è una riunione di giunta. Il sindaco intanto non ha rilasciato nessuna dichiarazione alla stampa. Eravamo tre giornalisti per chiedere una semplice dichiarazione, ma questo non è stato possibile. Però ci è stato detto che il sindaco e la giunta comunale parteciperà questa sera alla manifestazione delle ore 18 allo stadio Ezio Scida. Quali sono gli aggiornamenti? Vi è questa riunione, vi è questa giunta presso il Palazzo Comunale per vedere di sbloccare la situazione. Quali sono le notizie raccolte? Le notizie raccolte è che potrebbe esserci un ricorso al TAR, per sospendere i due dinieghi della sovrintendenza, i dinieghi per le strutture dello stadio Ezio Scida. Quindi la notizia è che vi è in corso questa giunta nel Palazzo Comunale per tentare un ricorso al TAR per sospendere i due dinieghi della sovrintendenza. Aspettiamo degli aggiornamenti. Ripeto, il sindaco non ha rilasciato nessun tipo di dichiarazione. Quello che abbiamo raccolto con i colleghi cronisti è che vi è in corso la riunione della giunta comunale presso questo palazzo per vedere di sbloccare questa situazione che si è andata creando. Per ora pare che non vi siano altre novità. Vi saluto. Ciao Gino, visto che scrivi, ti saluto. Ciao Michele.